oggi voglio trattare è proprio hai tempo, dedica del tempo a te stesso per liberare il tuo istinto. È molto importante il concetto dell'istinto, è stato assolutamente trascurato, boicottato e devo dire danneggiato nella più profonda forma di forza istintuale. Tu nella vita sei una tigre, l'istinto è la tigre. Pensate alla tigre che va a caccia. Che cosa fa l'istinto? L'istinto unisce mente e corpo, quindi praticamente pensiero, emozioni, percezioni sensoriali e al contempo muscoli. Tutto si prepara, il fisico si prepara al combattimento. Tu sei un guerriero nella vita e tu devi combattere, devi superare le difficoltà, i difetti e i disagi. E per fare questo devi assolutamente liberare il tuo istinto, la forza primordiale, la forza di vita. Non c'è nulla di più potente dell'istinto. Ora dobbiamo pensare che la cultura logica ha rubato all'istinto la sua forza propulsiva, in quanto le emozioni le ha distaccate dal nostro istinto e disconoscendo questa unione tra mente e corpo e ha definito, inventandosi una espressione topica, l'inconscio, ha definito essere l'inconscio la sede delle nostre emozioni. Ora, ciò è assolutamente non solo sbagliato culturalmente, ma ha privato l'individuo della sua forza esistenziale. Pensate un attimo alla frase, cari spettatori, è colpa dell'inconscio. Se oggi vivo in questo modo, seconda frase, è colpa del mio istinto. Fa una notevole differenza, perché intanto l'istinto non può sbagliare mai. E sapete perché l'istinto non può sbagliare mai? Perché si basa sulla unicità. Quindi l'istinto, possiamo affermare una frase, ormai un assioma molto importante delle discipline analogiche, praticamente l'istinto unisce laddove la ragione ha diviso. Perché il pensiero dualista nasce dalla ragione e dalla ragione si definisce, si estrapola il bene e il male, il positivo e il negativo, il giusto e sbagliato. Ed è proprio su questo versante che arrivano i problemi, perché la distorsione temporale tra realtà ed immaginazione o emozioni, che è un dualismo molto preciso e importante, che forma la nostra infelicità nella vita, abbassa notevolmente la qualità della nostra vita e lascia aperto l'entrata dei disturbi, dell'emotività del comportamento e quindi del malessere sintomatico, come lo definiamo noi, ma non basta. Anche l'entrata della malattia è molto importante. Tutto parte dal concetto, dal pensiero dualista dell'istanza logica, che afferma che esiste il positivo e il negativo, quindi praticamente dal sistema, dalla teoria sistemica della parte logica, che mette in relazione contrappositiva i due elementi appartenenti di classe diversa, ma appartenente alla medesima, ente. Low battery, Quindi il bene e il discharge. male, il brutto, il cattivo, il giusto, sbagliato. Ed è proprio su questo dualismo che si formano le nevrosi, le psicosi e l'infelicità dell'uomo. L'istinto invece è unico, l'istinto non ha dualismo, l'istinto è unicità e quindi l'istinto ti permette di raggiungere l'obiettivo senza mettere in contrapposizione il giusto e lo sbagliato, il vero e il falso, i sensi di colpa, i rammarichi, i dispiaceri, i vari sigilli delle paure e delle ansie, non esistono. L'istinto è nella sua unicità e persegue l'obiettivo assolutamente in una unione tra mente e corpo. Quindi praticamente non devono esserci malattie, non deve esserci debolezze fisiche, non devono essere malattie organiche, funzionali nel perseguire l'obiettivo dell'istinto. Quindi praticamente l'istinto è l'energia di vita e l'energia di vita non può mai sbagliare. Ed è proprio perché si è avuto paura di questa potenza, di questo patrimonio energetico presente nell'uomo, che è stato
scoperto, o più che scoperto, inventato l'inconscio, che noi ancora lo diciamo così, ci relazioniamo con questo inconscio, ma per un fatto culturale, in realtà è l'istinto. Noi vorremmo ben sostituire il termine caro inconscio con il termine caro istinto. Qual è l'evento accaduto nella tua vita che se non si fosse verificato oggi tu non saresti in queste condizioni? Il simbolo iconico che ben lega all'istinto, alla figurazione dell'istinto simbolica è la tigre. Ecco perché ho detto tu sei una tigre, ossia una tigre che va a combattere e quindi praticamente in un perfetto coordinamento tra mente e corpo, tutto se stessa, la tigre è portata verso il raggiungimento dell'obiettivo. Ecco, noi dobbiamo lasciare libero il nostro inconscio per essere felici e dobbiamo rivedere praticamente quanto è stato praticamente da Socrate in poi inserito questo inconscio e poi conclamato nell'Ottocento in un modo assolutamente esagerato per far sì che l'uomo potesse limitare la sua forza istintuale, potesse quindi, poi pensate una cosa, che se non ci fosse stato il dualismo, non ci sarebbero state le cambuse, ossia non ci sarebbero state le rimozioni e tutto quel patrimonio energetico che tu hai seppellito in cantina e che non usi e che usano le forze del male, invece sarebbe usato da te e quindi tu riacquisteresti quella forza profonda che solo l'istinto ti può dare. Vuoi uscire fuori da una malattia? Libera il tuo istinto. Vuoi uscire fuori da un'ansia, angoscia, paura, panico? Libera il tuo istinto. Vuoi la felicità della vita, la qualità della vita, la felicità per te e per le persone a te care? Libera il tuo istinto, esci fuori dal dualismo, giusto o sbagliato. Questa è la cosa che devi fare. Firmato Stefano Benemeglio, io vi ringrazio e vi do appuntamento al più presto. Grazie.